Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata di questo che sta diventando un appuntamento fisso settimanale che ho pensato di chiamare una chiacchierata sulla fermentazione e come nelle scorse puntate che comunque potete trovare sulla pagina YouTube o sulla pagina Facebook, come nelle scorse puntate, anche oggi affrontiamo un aspetto, un dettaglio che riguarda il mondo della fermentazione in generale, diciamo. In questi incontri, diciamo, di solito vado a parlare di aspetti specifici che riguardano alcune preparazioni. Abbiamo parlato del kefir d'acqua, abbiamo parlato del kefir di latte. E in questa puntata voglio invece spiegarvi, voglio parlarvi un po' dell'autolisi. L'autolisi è una tecnica utilizzata diciamo nel mondo della panificazione che ha delle importanti e interessanti ripercussioni sulla qualità del pane che noi possiamo produrre. Molti di noi che fermentano fanno volentieri il pane in casa, producono, diciamo, tante cose, tra cui appunto anche il pane. E quindi conoscere anche qualche tecnica che ci può aiutare a migliorare un po' il nostro prodotto è sempre una cosa molto gradita. E l'autolisi, appunto, è una tecnica che può aiutarci davvero molto in questo senso, proprio perché appunto attraverso la tecnica dell'autolisi noi possiamo aiutarci intanto nell'utilizzo di alcune farine un po' particolari, come per esempio possono essere le farine di grani antichi. Possiamo aiutarci nell'ottenere un prodotto sicuramente che dura più a lungo, più profumato ed anche un prodotto che tecnicamente da lavorare è più prestante, diciamo più semplice, che ci aiuti, ecco, durante la lavorazione. Attraverso una lavorazione, diciamo più semplice, noi possiamo anche ottenere prodotti diversi. Allora, in cosa consiste l'autolisi? Diciamo, spiegato in pochissime parole, poi entreremo nel dettaglio. L'autolisi non è altro che un pre-impasto che noi facciamo di una parte degli ingredienti che riguardano appunto una ricetta, no? Quindi, diciamo, per scendere un po' più nel dettaglio, ho da impastare, che ne so, 1 chilo di farina, quindi mezzo chilo di farina la utilizzo per fare l'autolisi. Come si fa l'autolisi? È molto semplice, ci sono alcuni parametri di base, basta impastare appunto la nostra farina, che sia mezzo chilo o 1 chilo, con una parte di acqua che è all'incirca del 55%. Attraverso appunto l'impasto formiamo il panetto sostanzialmente. Questo panetto poi viene lasciato riposare per un tempo minimo che può andare dai 20 minuti alle 24 ore massimo, quindi comunque un range di tempo molto ampio. Allora, cosa succede? Diciamo che noi possiamo decidere se tenerlo 20 minuti, possiamo decidere se tenerlo 4 ore, possiamo decidere se tenerlo 20 ore. Ovviamente, questa decisione varia in base al tipo di risultato che noi vogliamo ottenere e anche al tipo di materia prima che abbiamo sotto mano, cioè la farina. Tenete presente che se facciamo un autolisi e vogliamo tenerla meno di diciamo 4 ore, 5 ore, possiamo semplicemente impastare appunto acqua e farina e lasciare l'impasto a temperatura ambiente prima di essere reimpastato con il resto degli ingredienti. Se invece vogliamo superare
4-5 ore, quindi vogliamo spingere un po' di più, e adesso vedremo perché si può fare questo, verso le 20 ore, verso le 24 ore, allora sarà utile aggiungere un pizzico di sale nella misura più o meno dello 0,5% all'impasto. Questo perché? Perché per evitare che si avvii una fermentazione, cosa che non dovrebbe accadere all'interno dell'impasto. Quindi il sale serve a trattenere un attimo i microrganismi dal, diciamo, festeggiare un po' con troppa allegria all'interno del nostro impasto. E quindi in questo caso invece l'impasto va conservato per circa 18-20 ore. Okay? 18, va conservato a circa 18-20 gradi, okay? Quindi a una temperatura possibilmente controllata di questo tipo. Allora, una volta che abbiamo lasciato l'impasto riposare, che siano nei 20 minuti, nelle 4-5 ore o nelle 24 ore, poi questo impasto va impastato a sua volta con la pasta madre o il lievito e con il resto degli ingredienti. Allora, ma perché fare l'autolisi, questo tipo di processo di passaggio? Beh, è un passaggio molto importante perché, appunto, come dicevo, attribuisce all'impasto finale alcune caratteristiche tecniche che in mancanza di questo processo non avrebbe. Una su tutte, ad esempio, è la lavorabilità dell'impasto, un'altra, come dicevo prima, è il sapore del pane e un'altra è la conservabilità anche del pane una volta ottenuto, una volta cotto l'impasto. E questo avviene grazie ad una serie di processi fisici e chimici che si innescano in questo impasto che noi andiamo a fare nel periodo di riposo in cui noi lo lasciamo. Sostanzialmente accade che il glutine in questo periodo subisce delle trasformazioni. Infatti il termine lisi significa proprio distruzione delle cellule operata, diciamo, a causa di vari agenti. Nel nostro caso la lisi delle cellule del glutine in particolare avviene grazie agli enzimi, ok? Gli enzimi che sono presenti naturalmente nella nostra farina. Ovviamente sono presenti in virtù della qualità poi della farina che andiamo a utilizzare. Gli enzimi interessati in particolar modo da questo tipo di processo, dall'autolisi, sono due, sono l'amilasi e gli enzimi proteasi. Okay? Nell'amilasi, nel processo dell'amilasi, cosa succede? L'amido viene trasformato in zuccheri più semplici, quindi in carboidrati più facili, diciamo, da assorbire, e questo aiuterà nell'impasto successivo i lieviti e i microrganismi ad assimilare meglio, quindi a moltiplicarsi meglio e quindi a svolgere un'attività fermentativa molto più veloce. Per questo motivo, ad esempio, gli impasti fatti con autolisi lievitano meglio in un tempo anche molto più breve rispetto ad un impasto senza autolisi. Ma oltre agli enzimi amilasi, anche gli enzimi proteasi hanno un compito fondamentale e molto importante, quasi più importante di quello che hanno gli amilasi, perché le proteasi, ovviamente parliamo di proteine, enzimi che intaccano le proteine, cosa fanno? Vanno a spezzettare, vanno a tagliuzzare quelle lunghe catene di glutine che noi abbiamo nell'impasto e questo porta a rendere queste catene più semplici, più corte e questa cosa qui favorisce l'estensibilità del glutine. In questo modo questo porta a tutta una serie di
diciamo, di scenari, di caratteristiche all'impasto, tra cui ad esempio anche il fatto che l'impasto tende poi a cedere meno acqua, quindi il glutine diventa più capace di trattenere l'acqua, ma può succedere anche il contrario, e poi vedremo il perché. Quindi, allora, l'attività della proteolisi può essere più o meno in base alla qualità poi della farina che noi andiamo ad utilizzare. E qui per qualità della farina intendo proprio due significati che tra di loro sono anche contrapposti. Il primo intendo per qualità, la qualità proprio della farina che utilizziamo. Quindi, se noi utilizziamo una farina di grani antichi macinati a pietra, avremo un certo valore nutritivo all'interno della farina. E questo è un primo aspetto. Mentre per l'altro significato di qualitativo che do alla farina è invece la qualità del glutine che è contenuto all'interno della nostra farina. E spesso quando si parla di qualità del glutine si parla, diciamo, ahimè, di farine con glutine con molta forza, quindi si parla con farine con alto contenuto di glutine e spesso queste farine sono farine di grani moderne che diciamo un po' sappiamo come sono stati trattati nel corso del tempo, però comunque ci sono questi due tipi di grani in giro e con questi noi dobbiamo avere a che fare. Ecco, quindi diciamo che la qualità dell'autolisi che noi andremo a fare all'interno dell'impasto dipende appunto da che tipo di farina stiamo utilizzando. In particolare, al di là della farina che utilizziamo, dipende da questi parametri. Il primo è appunto la qualità di glutine che noi abbiamo all'interno della farina e qualità perché il glutine è un insieme in particolare di due proteine che lo formano, che sono le prolamine e le glutaline. Queste due proteine durante l'impasto si incollano tra di loro sostanzialmente e creano, diciamo, in base alla proporzione di uno o dell'altra, creano appunto il glutine e la sua qualità in sostanza. Quindi l'autolisi è maggiore, è più intensa, diciamo, quando il glutine è, diciamo, di una qualità più alta, quindi quando il glutine è più tenace, più resistente. E questo dipende appunto molto dalla farina che utilizziamo. La tenacia anche del glutine e la qualità del glutine dipende anche da un altro fattore che è la denaturazione delle proteine stesse della farina. Denaturazione che avviene in particolar modo durante l'impasto, ma anche durante la macinatura, a causa dell'intervento del calore sulle proteine. Questo calore appunto opera una denaturazione delle proteine che influisce poi sulla qualità dell'impasto e anche quindi sull'autolisi. La qualità del glutine dipende anche molto dalla qualità dei legami, dei gruppi di legami che i peptidi, che sono appunto le molecole che compongono le proteine, sono costituiti. Ci sono, diciamo, due tipi di legami che costituiscono le proteine del glutine. Ci sono i legami disolfurici, che sono legami molto, molto forti e quindi hanno una bassa attaccabilità da parte degli enzimi, e ci sono invece i legami teolitici,
che invece sono legami più fragili e quindi sono soggetti a maggiore attaccabilità da parte degli enzimi. Quindi la qualità dell'autolisi che noi faremo dipende anche da che tipo di legami il nostro glutine ha, cioè che tipo di legami le molecole del nostro glutine hanno. Quindi questo è un altro fattore molto importante e c'è da dire anche su questo che questi legami possono anche essere invertiti, cioè un legame debole può anche diventare un legame forte. In che modo? Questo si può ottenere grazie al modo in cui impastiamo. Se noi impastiamo ossigenando molto bene l'impasto, riusciamo a invertire questi legami, quindi a ossidare sostanzialmente il legame più debole e a trasformarlo in un legame più resistente. E in ultimo, diciamo, un altro fattore che influisce molto sulla qualità dell'autolisi e anche appunto sulla qualità un po' dell'impasto che andremo a fare è la data di produzione della farina. Perché su questo spesso ci sono molte voci discordanti, c'è chi dice che la farina macinata da più tempo è migliore, c'è chi dice che quella appena macinata è migliore, ma qual è la verità? Ecco, la verità è presto detta. Sostanzialmente, cosa succede? Quando noi abbiamo una farina particolarmente di grani antichi, una farina macinata integralmente, in cui all'interno dello sfarinato noi abbiamo germe, abbiamo tutta la parte del chicco e anche il germe. Cosa succede? All'interno del germe sono presenti gli enzimi. Questi enzimi vanno a influire sulla qualità della farina perché avviano già un processo enzimatico all'interno della farina subito dopo la macinazione. Quindi diciamo che in linea di principio e anche un po' per concludere, possiamo dire che se noi utilizziamo una farina di grani antichi, ad esempio, macinata con il nostro mulino, è bene utilizzarla il prima possibile, proprio perché all'interno di questa farina ci sono tutti gli enzimi contenuti all'interno del grano che andranno ad intaccare poi la farina stessa una volta macinata. Quindi questa farina va utilizzata il prima possibile, altrimenti deperisce nel tempo. Mentre se utilizzate una farina di grani moderni, ad esempio, la potete, ma già ci pensano loro perché la stoccano nei magazzini, diciamo, questi grani hanno invece più bisogno di riposare, la farina ha bisogno di riposare perché in questo tempo, appunto, l'attaccabilità delle proteine diminuisce. E quindi diciamo questo un po' spiega diciamo, la confusione che spesso c'è rispetto alla macinatura delle farine, eccetera. Per concludere, quindi, se fate un autolisi, se volete utilizzare questa tecnica nel vostro pane, il consiglio che vi do è quello di se utilizzate dei grani antichi macinati da voi, quindi fate l'autolisi perché è sempre una buona cosa farla, ma fatela con un tempo più breve, magari tenete quelle 4, 5, 6 ore. Se invece utilizzate dei grani forti, dei grani con tanto glutine, in questo caso l'autolisi può essere prolungata anche fino alle 24 ore e questo, diciamo, permette un po' anche di spingere un po' su questa tecnica per vedere a cosa può arrivare. Bene, credo di avervi detto tutto e per ogni cosa potete ovviamente scrivere nei commenti, potete contattarmi se ci sono delle domande, se ci sono delle informazioni ulteriori che volete o se ci sono delle cose che non avete capito. E niente, ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!